Genova sempre nuova, vita che si ritrova, scriveva il poeta Giorgio Caproni nel suo celebre tributo alla città. Il mio auspicio è che lo stesso spirito di rinascita che oggi vediamo a Genova possa continuare a pervadere tutta l'Italia negli anni cruciali che abbiamo davanti. Penso a come Genova ha reagito alla tragedia del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo qui la vicinanza del Governo e la mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appartiene a tutti gli italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, con fiducia, con determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Lo stesso accadrà quest'anno. Prima però di concludere, devo dire che il Governo non dimentica il presente. E il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. E volevo utilizzare questa circostanza per dire che il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. Grazie. Nessun conticidio, credo che anche Luigi si è espresso su questo, sul nuovo corso. E non è una guerra fra bande, sono punti di vista diversi, è una cosa più tranquilla. Succede spesso in un grande partito, in un grande movimento. Rispettiamo le sentenze, vuol dire che non critichiamo la sentenza, ma la rispettiamo e dobbiamo agire rispettando quello che è stato detto, che non significa che non ci sarà più Conte. Io credo che il Movimento 5 Stelle sia ancora una forza politica estremamente importante per questo Paese. Le riforme che sono state fatte grazie al Movimento 5 Stelle. Le discussioni danno la possibilità di crescere. Questa è una cosa fondamentale. Quindi noi, quantomeno io personalmente, sono felice che ci sia una discussione che possa farci crescere. Innanzitutto noi sappiamo che questo disagio c'è. È stato studiato, fotografato, raccontato, e intervenire significa che tutto questo possa peggiorare e quindi rappresentare per tante vite, tante famiglie, problemi veramente drammatici che uniscono a questo disagio anche la percezione della solitudine. È un modo di dire: non lasciamo solo nessuno, non lasciamo indietro nessuno, costruiamo soluzioni, ripeto, nel campo della scuola, del lavoro, della produzione, dello sport, della cultura. Ma chi ha bisogno deve avere vicino lo Stato che si preoccupa della propria condizione umana. Dal punto di vista degli adolescenti, le ricerche convergono un po' tutte quante e vanno nella direzione di elementi che riguardano sostanzialmente ansia, depressione e atteggiamenti di autolesionismo. Questo diciamo, è un po' la punta dell'iceberg. Poi chiaramente c'è un disagio generale rispetto al fatto che comunque quello che ha interrotto in qualche modo la pandemia e la capacità di relazionarsi insomma con le altre persone. È stato scelto come miglior atleta dell'anno per la sua vittoria nei 100 metri nei Giochi Olimpici di Tokyo, il primo italiano a vincere l'oro in questa disciplina. Jacobs ha anche stabilito un nuovo record europeo e ha vinto l'oro nella staffetta 4x100 metri negli stessi Giochi Olimpici. Grazie.